in piena sperimentazione nel corso 6 aprile nel centro storico di Alcamo, l'istituzione della zona a traffico limitato. Vediamo che sono stati collocati degli arredi comunque che fungono oltre che da panchine anche da barriere. A che cosa servono queste barriere? Ne parliamo con il mobility manager del comune di Alcamo, Francesco Amodeo. Magari è meglio che ci spostiamo perché tra il flusso di autovetture Gli arredi urbani che sono stati collocati hanno lo scopo di consentire praticamente la possibilità ai pedoni di attraversare il corso 6 aprile, quindi quello che noi qua ad Alcamo chiamiamo il corso stretto, quindi il tratto che va da piazza Bacolino fino a piazza Ciullo, nello spazio che invece prima era occupato da stalli di sosta. In buona sostanza l'amministrazione e la giunta, con un'apposita ordinanza del sindaco, hanno eliminato le aree di sosta previste proprio lungo questo asse, valorizzando invece il traffico pedonale e incrementando in buona sostanza la possibilità di attraversare il corso e, come posso dire, visionare meglio anche tutte le attività commerciali, le vetrine e quanto altro che si trovano lungo questo asse. Tant'è che questa fase sperimentale, che per adesso sarà sviluppata dal periodo natalizio, quando sono state collocate questi arredi, fino al 31 gennaio, vede una grande partecipazione, una grande adesione anche da parte dei commercianti, che vedono in questo momento, proprio nel traffico e nel transito dei pedoni, come posso dire, migliorare le loro possibilità di offerta delle loro attività commerciali. Quindi avete ascoltato molto anche le associazioni operanti sul territorio, movimenti. Questa ipotesi e questo progetto sperimentale, che è un progetto integrato che vede anche delle azioni che vanno in una sistemazione della viabilità di Piazza Bacolino, nell'incentivo ai privati per acquisto di biciclette, nella messa di nuovo in funzione delle biciclette elettriche che sono di proprietà comunale, che saranno gratuitamente messe a disposizione a tutti quanti parcheggeranno nel parcheggio sotterraneo di Piazza Bacolino. È una soluzione che è stata trovata, come dire, ascoltando i suggerimenti che sono venuti da varie associazioni politiche, culturali, ambientaliste. Faccio alcuni esempi: alcuni suggerimenti sono stati fatti da ABC, che è una forza politica locale, altri sono stati fatti dall'associazione Modi, che è un'associazione culturale e politica, diciamo, che si occupa di vari problemi e che ha suggerito alcune soluzioni, le associazioni ambientaliste, l'associazione dei commercianti, l'associazione del centro commerciale naturale del Corso e anche alcuni residenti che hanno suggerito ipotesi. E diciamo, questa capacità di ascolto ha consentito di avere una sintesi che noi speriamo possa migliorare la qualità urbana della nostra città e principalmente del centro storico. Allora, su questo lato del corso stretto dove noi ci troviamo attualmente, noi pedoni, quindi vige il divieto di sosta? In questo momento è impedita assolutamente la sosta. Fino al 31 gennaio? Sicuramente fino al 31 gennaio, poi valuteremo evidentemente la positività dell'esperienza, considerando che ad oggi sono comunque possibili le soste sia per quanto riguarda eventualmente i parcheggi riservati per i disabili o per il carico e scarico merci per quelle attività commerciali che lo richiedono, o ancora per la possibilità di acquisto farmaci urgenti o quanto altro. Quindi diciamo una sosta breve assolutamente consentita, mentre il parcheggio con le macchine che prima occupavano interamente questa corsia è ormai assolutamente vietato. Ok, quindi per quanto riguarda invece Piazza Bacolino c'è un'inversione. Piazza Bacolino è prevista l'inversione del senso di marcia, cioè provenendo praticamente da via Porta Palermo si attraverserà il parcheggio attualmente attraversato in senso inverso, quindi si prosegue con un senso di marcia che va dal lato Trapani, vuol dire lato Palermo verso lato Trapani. E la stessa inversione di marcia sarà proposta nella corsia dove c'è il supermercato, perché in questo caso il senso di marcia inverso consentirà l'accesso al parcheggio sotterraneo direttamente allo scivolo di fronte al supermercato. Questo riteniamo che possa notevolmente incentivare l'utilizzo degli stalli di sosta del parcheggio sotterraneo. I pistoni idraulici cosiddetti a scomparsa, c'è speranza di riattivarli? I pistoni idraulici, spesso vengono... L'amministrazione ha ricevuto solo in questo momento guasti perché alcune manovre errate, insomma le disattenzioni di alcuni automobilisti hanno creato dei guasti. So che l'amministrazione ha avuto i preventivi per la
rimessa in funzione di questo, e si provvederà non appena le disponibilità economiche lo consentiranno. Il momento di crisi in questo momento sta facendo, come dire, privilegiare in una prima istanza, diciamo, delle, come posso dire, delle emergenze che sono di più immediata necessità, ma sicuramente anche queste a breve saranno rimesse in funzione. In definitiva, quali altre sperimentazioni state tentando di avviare qui ad Alcamo? Vi dico la verità, abbiamo un progetto integrato di interventi che prevede sicuramente la valorizzazione intanto del centro storico e la possibilità di concedere contributi o comunque delle formule, diciamo, di agevolazione per quanto riguarda gli esercizi commerciali che già sono presenti, e in ogni caso una valorizzazione per la stabilizzazione e l'inserimento di nuovi esercizi commerciali nel centro storico, perché questa amministrazione ritiene assolutamente vitale la presenza delle attività commerciali e artigiane del centro storico, perché solo in questo modo potrà, come dire, rivalorizzarsi tutto il centro storico e ne potranno avere benefici sia, vuol dire, le attività commerciali che ci sono, sia quelle che noi prevediamo possano insediarsi. Un altro elemento fondamentale è sicuramente la valorizzazione di tutta la piazza Bacolino. Quelli che sono un po' più anziani o più in là con gli anni come me ricordano come quando Piazza Bacolino era uno dei poli di attrazione della gioventù e della cittadinanza, l'asse di Corso 6 Aprile era tutto vissuto, perché in realtà era un'asse che collegava due poli, il polo di Piazza Bacolino e il polo di Piazza Ciullo. Venuto meno invece l'interesse, chiamiamolo così, diciamo così, dell'asse di Piazza Bacolino, il corso comincia a essere, diciamo, è stato negli anni abbandonato, tant'è che adesso praticamente la passeggiata si ferma sia no a Piazza Parisi e poi si ritorna, perché non c'è interesse ad arrivare fino a San Francisco. La valorizzazione invece del polo di Piazza Bacolino consentirà una rivitalizzazione dell'intero asse del Corso 6 Aprile, che riteniamo possa, come dire, valorizzare l'intero centro storico. Si potrebbero fare tante altre domande, ma una su tutte per concludere, quella riguardante il minibus elettrico, com'è la situazione? La situazione del minibus elettrico è più che positiva da questo punto di vista, perché è stato messo, intanto il minibus elettrico è per ora, come dire, gelosamente custodito all'autoparco comunale, dove è stata fatta un'attenta manutenzione dell'immobile e dove è stato praticamente verificato la perfetta funzionalità. Il minibus elettrico in questo momento è perfettamente funzionante e non appena le autorizzazioni dell'assessorato regionale dei trasporti verranno rilasciate, sarà messo in funzione come bus in navetta. Voglio ricordare che il trasporto pubblico necessita obbligatoriamente di una serie di autorizzazioni che non sono di competenza comunale ma sono di competenza regionale e sono subordinate a una serie di attività che di atti amministrativi che devono essere, come dire, assolutamente eseguiti. Io in maniera assolutamente prudenziale posso ipotizzare che in primavera, diciamo inoltrata, comunque l'autobus potrà sicuramente essere messo in funzione, e mi sembra un altro importante risultato per questa amministrazione che da tempo si sta impegnando su questi temi di mobilità sostenibile. Ok, ringraziamo l'architetto Amodeo e ci aggiorniamo, insomma, per la vostra. Grazie e buon lavoro a voi, e camminate a piedi che fa bene alla salute e limita il traffico, come dire, e migliora la nostra città. Buonasera.